credo che gli argomenti, insomma, si connettono tra di loro volendo. Beh, prima di tutto volevo lasciare spazio a loro, no? Perché comunque è stato un momento anche che loro stessi si sono ascoltati, e quindi se c'era anche fra di loro un'integrazione o voler dire qualcosa. Nel frattempo do spazio, perché so che loro hanno un tanto desiderio, no? E le loro volontà decidere di fare delle domande, esporsi, perché so che è un... Io, ecco, grazie. Anche perché mi sono dimenticato di dire una cosa, volevo condividerla con voi. E la relazione collega, forse se abbiamo un'età simile, forse abbiamo vissuto delle cose, e comunque in ogni caso vi dico questo, che vi ho accennato un attimo al discorso degli incurvamenti del pene, che secondo me è un argomento abbastanza chiarificatore delle cose che dobbiamo dirci. E allora, quando ero ragazzotto io, prestavamo ai nostri pazienti una Polaroid, che qualche volta poi non ci tornava indietro, facevamo fare le autofotografie, perché, come potete immaginare, il medico quando visita non è che vede il pene in erezione. Poi abbiamo inventato le cose che fanno, devono fare test di farmacoerezione. Comunque la cosa più semplice è farsi una benedetta foto. Allora, bene, poi grazie a Dio oggi abbiamo tutti i cellulari e la cosa si è semplificata molto, perché una volta, a volte impressavamo la macchina, dovevamo sviluppare noi le foto, immaginatevi. E allora, cosa capita? Che a volte i pazienti giocano un pochino con noi, anche con le nostre sensibilità, per cui c'è chi ha veramente un incurvamento del pene a manico di ombrello e tutto sommato te lo viene a dire abbastanza serenamente, e chi c'ha 10 gradi di irregolarità che pensi sembra che venga giù il mondo. E allora poi davanti alla documentazione, a parte il fatto che a noi serve in sala operatoria, beh, ce lo appendiamo, però ho imparato a valorizzare questo piccolo test che noi chiamiamo autofotografia. Innanzitutto io per proporla, per somministrarla, do al paziente un foglio in cui si insegna come si fa l'autofotografia. Ce l'ha insegnato un certo Kelami, che era un chirurgo turco che lavorava in Germania e che aveva insegnato al paziente a fotografarsi dall'alto, con la mano destra da destra e da davanti. È ovvio che la foto da davanti, se te la fa qualcun altro, è meglio, ma comunque si può fare. Quindi io consegno sta cosa, il paziente in quel momento si rende conto che non è che mi sono impazzito, perché se addirittura un foglietto di carta. Ecco. Tutto questo ve lo dico perché da una decina d'anni ho insegnato ai miei pazienti, ho sollecitato i miei pazienti di farlo vedere anche ai sessuologi che lavorano con me. Perché è vero che forse voi non potete visitare, toccare il paziente, però una foto la si può guardare e ci aiuta moltissimo. E il paziente si sente più, forse, capito. C'è una minima difficoltà che la foto del pene spesso viene fatta vedere una sessuologa o una donna, però si dice guarda, l'ho detto io, fa parte, insomma le strategie poi ci sono. Vi garantisco che è un modo di comunicazione efficace, dove tra l'altro a volte il sessuologo vede che io ho fatto i disegnini sul pene col goniometro calcolati, è un modo di comunicazione, mi sembra che ci rende più vicini al corpo in una maniera che oggi è abbastanza fattibile, ecco. E mi faceva piacere condividere con voi questa immersione nella corporeità. Ecco, è tutto qua. Quando... Prova con questo. Quando ero ancora tirocinante, quindi poi tantissimi anni fa, partecipavo a dei gruppi di supervisione e un collega molto più anziano portava un caso, lui era uno psicodinamico, di un paziente che faceva sempre dei disegni di chiavi, delle chiavi, la classica chiave quella fatta così e così, e chiaramente lui faceva tutte le interpretazioni psicoanalitiche sul pene, perché diciamo la chiave fallica eccetera, fino a che non ho capito bene come, ma allora non c'era qualcuno che gli dava le fotografie, è arrivato a scoprire che aveva una indurazio plastica e quindi effettivamente lui aveva il pene storto, e questo è andato avanti 10 sedute a fare l'interpretazione, cosa che se si fosse fatto in quel modo non sarebbe... No, in mente, scusa, ma è proprio... Tra le altre cose, guardate che vedere queste foto
insieme ai nostri psicosessuologi, ci ha insegnato una cosa importante, che loro a monte delle foto facevano fare il disegno. Allora, vedeste i disegni che fanno, queste, perché è ovvio che a volte anche lo psicologo dice, ma questo qua ci avrà veramente, fammi un po' il disegno, no? Allora, chi ha un'alterazione del pene spesso rappresenta il suo organo sessuale interrotto, cioè proprio, fai un disegno invece di fare, non so, una curva, no? Fa come una cosa rotta che non funziona. Ma ci sono delle immagini, delle autodisegni che sono evocati, cioè lo capirebbe un bambino che lì c'è un problema. Dato il microfono là, magari. Buongiorno, sì, volevo dire che appunto anch'io ho notato queste cose con le donne, ovviamente, perché con gli uomini è un pochino più difficile, e nella rappresentazione che loro hanno della parte interna appunto della propria vagina, perché appunto, come diceva la ginecologa prima, molto spesso hanno l'idea che non ci può stare il pene lì dentro, no? Oppure io avevo un caso di una signora che aveva, gli hanno detto, un utero retroverso flesso, e non aveva, nessuno le aveva mai spiegato fisicamente che cosa voleva dire questa cosa, e quindi io mi sono presa la briga di andare su internet, mostrarle le foto, e lì ho avuto l'illuminazione che questa cosa non era per forza ostativa ad avere un rapporto sessuale con il marito. Questa cosa è stata veramente illuminante, e da lì in poi, insomma, la situazione della vita sessuale col marito è cambiata. Quindi è vero che molte volte andare più, diciamo, sul pratico, quindi sul visivo, ci aiuta molto proprio nella terapia sessuale a scontrarci con questi falsi miti che loro hanno, dovuti molte volte all'ignoranza proprio. Quindi sì, mi trovo d'accordo su questa cosa, che quando lavori sulla sessualità è importantissimo riuscire a capire che cosa hanno le rappresentazioni che i tuoi clienti hanno rispetto ai propri organi genitali. Quando, sì, sono d'accordo con te. Quando io parlo di una mente femminile troppo ingombrante, mi riferivo proprio, faccio un'autocritica. Siamo tante donne in quest'aula, spero che non ve la prenderete con me, ma quando il professor Caruso parla di autonomia delle aree, io sono d'accordo, è vero, e non bisogna curare, non so, io ho delle coppie che vivono dei matrimoni bianchi, stanno bene, sono contenti, non è che io li devo curare assolutamente. Esistono le associazioni degli assessuati adesso, no? Che rivendicano il loro diritto di non avere desiderio di fare sesso. Quindi su questo può esserci una coppia che funziona molto bene dal punto di vista razionale, che delle altre parti non gli interessa. Quello che però io ho notato che succede è che, e penso che lo facciano soprattutto le donne, che trasferiscono il disagio da un'area all'altra. Le donne, sì, quando si arrabbiano dal punto di vista relazionale, poi trasferiscono sull'area della sessualità spesso. E quindi questa contaminazione, ecco, forse una cosa che dovremmo fare noi donne, qualche volta si fa come, adesso non ve la prendete se qualche volta mi schiero un po' dalla parte degli uomini, ma la critica di noi donne è spesso tu pensi solo a quello. E questo vuol dire che l'uomo, anche se arrabbiato, magari può provare piacere lo stesso a fare sesso con te. Questo noi lo vediamo spesso come negativo, ma non è detto che sia negativo. Forse siamo noi che non siamo capaci di farlo. Le cose che funzionano in una coppia, se io lo voglio naturalmente, se noi lo vogliamo, è giusto mantenerle. E dobbiamo cercare di mantenere il conflitto nell'area giusta. Ecco, questo era quello che mi sentivo di aggiungere. Sì, mi collego proprio a questo discorso, anche se appunto ci sarebbero tantissime cose che mi vengono in mente e che ho tralasciato anche prima, no? Queste tre aree che proprio tu, lui, hai nominato, intimità, attaccamento, appartenenza, che poi sono uscite continuamente, no? O anche disappartenenza, che viene fuori con la separazione e che uno dice non appartengo più a quel sistema, no? E anche quello, no? Dal più intimo al legale, no? Era questa la connessione senza... Però capisco che Caruso sia un po' inquietato, e anch'io, cioè
una delle cose che volevo così condividere con voi è proprio che delle volte anche pensare ma è un dovere, non è un dovere, non ci stavamo più pensando, no? E andare a ricercare quelle che sono o essere informati appunto, che sia sulle cose più giuridiche o sulle cose più intime, saper condividere col cliente il dubbio, il pensiero, è fondamentale, proprio perché da una cosa appunto risolvibile, nel senso, per esempio, sì, è fra i doveri coniugali, quindi quando uno lo dice non è che ci possiamo proprio fregarcene del tutto, e soprattutto non possiamo dire al cliente non è vero solo per ignoranza nostra. Era questo, perché che sia poi inquietante, lo penso anch'io fra virgolette, ma appunto fra virgolette, perché il giro è difficilissimo, no? Da un lato certe aree possono funzionare bene, altre meno, ci può essere un patto, ci può essere un matrimonio bianco che è una protezione dichiarata per tutte e due, delle altre volte invece ci sono questi spostamenti che il film, no, voleva interpretare, dire proprio questo, cioè è difficilissimo che le persone, soprattutto se sono inconsapevoli di questo, in questo senso qua la terapia come la mediazione, ripeto, può essere un aiuto a distinguere delle aree e poi ognuno faccia quello che vuole, su questo sono assolutamente d'accordo, perché tante volte una rivendicazione va da un piano all'altro. Sul discorso, e c'erano anche molte vignette su questo, no? Che il filo spinato nel letto, se la giornata è andata così, se non sei... Sì, cioè, là io faccio un po' più fatica, un po' come Caruso mi pare, nel senso di dire, sì, forse una cosa che comunque funziona la devi mantenere, non lo so, perché tante volte, almeno come terapeuta di coppia ormai da più di 20 anni e mediatore, succede che uno dice sì, vabbè, ma l'altro proprio se ne frega ancora di più se si va anche a letto, cioè la cosa è abbastanza complessa, no? Per cui... diventa, no, ma è giustissimo, capito? È solo che c'è stato talmente tanto sfruttamento, no? Sia della donna, forse anche dell'uomo, non voglio, però è un dato di fatto che ci sono anche dei motivi storici, no? Infatti la legge, ma se noi pensiamo anche quella sui minori, cioè è una cosa che porterò proprio all'AIMS settimana prossima, cioè noi in Italia siamo ancora uno fra i paesi dove non è vietato picchiare i bambini. Adesso si stanno muovendo la legge anche in Scozia, mi sembra l'ultimo paese, in Francia, cioè cosa vuol dire questa cosa? È una questione di civiltà, no? Cioè, per gli italiani le punizioni corporali non sono punibili per legge. Cioè, se io me la prendo con un adulto, sì. Ma i bambini, quando la Francia, la Spagna, la Scozia, la Danimarca, penso dal 76, no? È vietato picchiare i bambini. Dopodiché ognuno farà le sue pensate di quanto, non quanto, però la legge ti sta dando un'indicazione. Così come noi veniamo da sfruttamenti di vari tipi, femminili, maschili, eccetera, eccetera, che non sono facili da, sì, okay, da mettere insieme, ecco. C'è una domanda, così vediamo. Sì, c'era una, più che una domanda, una considerazione, insomma. Nel senso, intanto il grosso piacere di avere occasioni in cui appunto più professionalità si confrontano, perché è sempre una grossa ricchezza. E dopo alcune stimolazioni che ovviamente partono dalla mia esperienza, che continua a essere quella di un insegnante che sta, insegnante, io lavoro con i piccoli, che poi è diventata psicologa, psicoterapeuta, eccetera, eccetera, per cui porto avanti questi pezzi. Mi viene ovviamente da festeggiare la centralità del corpo in questa occasione. Evidentemente da insegnante mi viene subito in mente che noi abbiamo dei grossi deficit rispetto all'educazione e alla presenza del corpo nella nostra scuola e nell'educazione, e questo inevitabilmente ce la teniamo, ce la portiamo, e possiamo fare grandi e lunghe analisi del perché e del per come, però questo paese è ancora
in questa situazione. Io che appunto ho tanti anni, vedo bambini da tanti anni, so molto bene che i bambini appunto hanno sessualità e che capita, no? Che ci sia sessualità in classe. E mi ricordo anche molto bene le prime volte in cui mi succedeva e avevo ho avuto dei problemi, dopo adesso non più, ma c'è, la sessualità dei bambini c'è, insomma, è molto presente. E dunque questo è l'ennesimo invito a pensare che, insomma, i mondi dovrebbero parlarsi e che evidentemente, se abbiamo bisogno di poi di arrivare a un approccio sereno al corpo, dovremmo impararlo, cioè dovremmo poterlo insegnare, dovremmo poterne parlare. Rispetto alla sollecitazione sulle donne, dopo mi taccio, anche qua circa 3 anni di interventi possibili. Sicuramente c'è, no anzi scusate, la giro in un altro modo, faccio prima, visto che alcuni relatori si sono giustamente, insomma, hanno dato dei contorni biografici nel dire la mia esperienza poi è fatta di questo, questo e questo, la mia esperienza, sono più giovane però, è fatta di un incontro col femminismo e anche su questo, sul corpo e su come stare dentro questi argomenti è molto forte, perché credo che ancora le donne di questo paese per molti versi si portino dietro delle fatiche, facciano molta fatica a ragionare sulle 3 aree separate di cui parlava Caruso, su cui io mi trovo molto d'accordo, ma perché arrivano da un portato culturale in cui una delle 3 non c'era, cioè quella del piacere evidentemente non si poteva proprio affrontare in nessun modo, per cui grazie di questa occasione. Beh, credo che si apra un capitolo che è quello dell'educazione sessuale, no? Anche proprio legato alla scuola, riguardo alla possibilità di poter accedere a determinate tematiche, fino, vuoi per una questione, come diceva, anche di cultura, no? Ci sono culture e culture, alcune ci insegnano che è possibile prendere contatto col corpo senza aver, come dire, sentirsi in colpa o avere la spada di Damocle. Ok, qua credo che non c'entri, o meglio sì, c'entri il fatto che siamo, non so, del 99 piuttosto che del 2000, piuttosto che del... Ok, aspetta a noi, perché io credo che qui siamo anche, siamo persone oltre che professionisti, quindi si muove già un, come dire, un qualcosa nei nostri singoli sistemi familiari, no? Possiamo fare un singolo contagio, per cui benvenga se la collega appunto come insegnante introduce di per sé all'interno del suo sistema scolastico la possibilità di poter parlare, no? A volte c'è la possibilità, cioè dare il permesso di poter parlare, no? E siamo noi i primi che, se lo facciamo, anche in terapia accade, no? Se noi ci permettiamo di poter usare certi termini, di poter parlare in certo modo, va da sé che i pazienti dopo in automatico iniziano a parlare, in automatico uso tra virgolette, perché senz'altro non è un caso, abbiamo detto entriamo in camera da letto, cioè c'erano le virgolette, perché è un campo intimo minato, proprio perché bisogna mettere nella premessa che c'è un'educazione e lì entriamo proprio non soltanto in camera, ma in camera dei genitori di questi. Scusate, prima che vadano via tutti, io ho ancora una cosa da dire. Facciamola concreta. Secondo voi esistono 2 esami clinici, un esame del sangue, per gli ormoni per esempio, un prelievo del sangue, e un esame dello sperma. Qui siamo uomini e donne, comunque rispondiamo tutti per alzata di mano. Secondo voi un maschio preferisce fare un esame dello sperma o un esame del sangue? Adesso, chi pensa che preferisca fare un esame del sangue alzi la mano, e chi pensa che preferisca fare un esame dello sperma alzi la mano. Allora, ovvio che l'esame dello sperma vuol dire eiaculare, avere un orgasmo, quindi siamo perfettamente in tema con l'argomento, però questo secondo me è un argomento di cui dobbiamo farci carico da 1000 punti di vista, perché noi abbiamo a che fare spesso con un adolescente, un giovane maschio o un maschio anche già più grande, che vive il potenziale di fertilità come un problema, come una sfiga. Cioè, mamma mia, l'importante è non metterla incinta, no? Cioè, questa è la testa. Allora, immaginatevi che lavoraccio è il nostro,
che dovremmo cercare di far fare prevenzione sulla fertilità a queste persone. Siamo con un pubblico molto femminile, ma questa, le ricadute di questa cosa qui è poi tutto sulla donna. Perché quando poi la coppia non riesce a concepire, oltre al fatto che si creano tutte le problematiche sessuali e sessuologiche che conosciamo, ma poi allora, oggi sappiamo che le coppie cercano figli sempre più avanti, che mettere incinta una donna di 24 anni è una cosa, mettere incinta una donna di 40 anni bisogna essere maschi più che perfetti, perché altrimenti non ci riesci. Allora queste cose dobbiamo, secondo me, farcene carico un pochino di più, cioè dal punto di vista educativo, nelle scuole, no? Cioè far capire che la fertilità è un bene, perché sennò poi ci si rivolge inevitabilmente alle tecniche PMA, vuol dire portare le donne a fare delle stimolazioni ormonali, degli stress incredibili, no? Mettere a rischio l'equilibrio di una coppia, no? Quando lavorandoci prima si potrebbe, e questo parte dal fatto, io vedo molto spesso, allora, due genitori hanno un maschio e una femmina, allora crescono nella stessa famiglia, la femmina ovviamente va da ginecologo, ecco. Il maschio è... Allora io poi li faccio ragionare, dico scusa un attimo, ma tu c'hai quella figlia lì, no? Ma pensa se quella figlia si innamorasse un giorno di un bel figlio come tuo figlio, no? E poi questo qui non riesce a metterlo incinta, non riesce a fare bambini. Ma sai come ti incazzi te con i genitori di questo qua, che non l'hanno neanche mai fatto vedere, che non gli hanno detto niente? Una volta si faceva la visita militare a tutti, no? Tutti i maschi fino all'82-86, non era granché, però perlomeno qualcuno ci guardava i testicoli, senza urtare del tanto la nostra suscettibilità. Nella mia città, sono genovese, si diceva chi non è buon paure, non è buon manco parigina. Questo era il consiglio che davano le nostre nonne e bisnonne alle figlie, alle nipotine femmine, che a quei tempi quello che ti beccavi, no? E tradotto vuol dire chi non è buono per il re, non è buono per la regina. Cioè tu, nipotina mia, sei la regina, sposati uno che ha fatto la visita militare e che è buono per il re, perché quello ti farà fare dei figli e non avrai... Questa era una cosa. Oggi la visita militare non c'è più, no? E quindi bisogna che cerchiamo di fare un'educazione perché i nostri maschi vadano a farsi vedere una volta, che poi non è niente di invasivo, non è che ci sia l'esplorazione, vuol dire vedere un maschio in piedi, nudo, fermo, tra l'altro si fa in piedi, no? Quindi mi faceva piacere condividere con voi l'attenzione, sì, la camera da letto, vi ho detto prima, si dovrebbero anche fare i figli, ma quella è una cosa importante. Sapeste quante volte, parlando con l'adolescente che viene lì da me per le ansie di dimensione e ne parla con me, sì, io posso farli col benedetto foglio, apparato genitale perfettamente integro, pene normale, non circonciso, non vengono riferiti incurvamenti patologici, firmato dal più grande professore del mondo. Però se la sua ragazzina gli dice tu ce l'hai piccolo, quello che ho scritto io non serve a un fico secco, no? Allora cerco di valorizzare le altre cose, no? Cerco di dirgli guarda, tu stai tanto attento al tuo pisello, quello che conta sono i testicoli, ragazzi. Oggi noi scientificamente il volume dei testicoli sta diminuendo, scientificamente il numero degli spermatozoi sta diminuendo, cioè è su quello dobbiamo accentuare sempre l'attenzione. Allora ogni occasione buona, quando io vedo uno di questi ragazzi qua, lo mando a fare un esame dello sperma, no? Che lui vive molto peggio dell'esame del sangue, no? Però poi quando gli viene fuori quel bel foglio normale, dice vedi, allora la visita normale, esame lo sperma normale, tu semmai devi andare a parlare con un'altra persona, ecco. E hai tutta la patente, tienteli questi fogli, no? Che nessuno possa dire che non hai fatto tutto il possibile per... scusate, come vedete sono appassionato di questi argomenti. (ride) 30 secondi solo per dire una cosa, oggi qua, e in modo anche mio per ringraziare Simona e tutta l'organizzazione, oggi qua abbiamo, diciamo, professionalità differenti, ok? Nella mia esperienza il lavoro in rete con professionisti, medici di altre specialità eccetera è assolutamente all'ordine del giorno. Io ho lavorato per 20 anni anche nel dipartimento di salute mentale, quindi ovviamente ancora oggi e mantengo rapporti con farmacologi eccetera. Io invito i colleghi a costruirsi
una rete di professionisti affidata, perché quando vi arriva il paziente, certo, noi possiamo dire vai a fare la visita, vabbè, vai in ospedale, eccetera, però, ahimè, avere una rete vuol dire che tu parli con quella persona, che tu parli con l'altro specialista, che vi scambiate le informazioni, che sai come opererà su questo permette di essere dei terapeuti che, per quanto possiate essere isolati nel vostro studio, però ragionate in termini di connessioni, perché sempre di più abbiamo bisogno di conoscere noi per poter inviare bene, ma anche di avere delle connessioni. Quindi mi piace oggi avere qui dei colleghi con cui ci si può confrontare, mi piace di più pensare di poterli avere dietro l'angolo, ecco, purtroppo voi state a Trieste. Ok. Scusa Simone, una cosa sola che aveva detto prima la collega Alessandra, cioè mi sembra, no, che importantissimo sia proprio uscire dalla religione della spontaneità, sia per i clinici che per le persone, cioè l'informazione, saper condividere una cosa, il renderla, cioè, si può raccontarsi anche di questo, normalizza le situazioni. Noi sappiamo benissimo come clinici che effetto anche liberatorio solo il fatto di poterlo condividere con un professionista che non fa quelle facce stupite, tremende, che sapete anche a lezione sono severissima su questa, cioè imparare anche avere delle espressioni accoglienti, perché è questo che permette di portare le foto, raccontare cose più difficili, mettersi in discussioni, e tanto più è probabile che non vi vengano facce stupite se conoscete già gli argomenti o se ne avete sentito parlare o se... Quindi la religione della spontaneità vale sia per i terapeuti, cioè che non pensino a tanto dopo è lo stesso, no, non è lo stesso, le persone possono succedere un sacco di cose anche a noi, è meglio essere informati e rendere gli argomenti parlabili, affrontabili, perché ci sono delle cose che non le sappiamo, cioè non possiamo averle spontanee perché non le sappiamo, no? E nuove conoscenze possono creare nuove spontaneità più utili, penso io. Ok, mi dicono che andiamo a chiudere questa prima parte della mattinata, buon pranzo e ci vediamo fra un'oretta. Grazie.